fuori qualcuno? Facciamo un passo avanti, Andrea, no, tanto siamo tutti in Italia. Andrea Ulivi, editore della, fondatore, creatore della casa editrice della Meridiana di Firenze, con cui abbiamo lavorato ormai un po' di annetti fa, ha voluto partecipare a questa presentazione, mi sono molto contento che gli sia piaciuto il libro, anzitutto, e se vuoi ti do la parola. Se vuoi puoi parlare ancora, altre due cosettine, no? Altre due cosettine, molto bene. Allora si fa così, secondo te, Andrea Ulivi, ma che cavolo di titolo è Saluti Estremi? Secondo te cosa? Facciamo le domande. Faccio le domande. Faccio le domande. Io devo fare domande a te. Vabbè, facciamo un po' per uno. Fai una faccio io, un'altra. Vediamo cosa pensi. Perché l'ho chiamato Saluti Estremi, secondo te? Da quello che hai letto, che idea ti sei fatto? Non è sicuramente, non sarà sicuramente il tuo ultimo libro. E questo lo spero. Comunque io sono. Sarebbe stato un estremo saluto. Questo è un saluto estremo, mi ripresento. Sono Andrea Ulivi, editore. No, mi ha chiesto di partecipare Giovanni a questa cosa, quindi ho letto il libro in maniera fugace perché il lavoro è sempre ti costringe sempre per poco tempo, quindi avrei voluto leggerlo in maniera più diffusa, in maniera più attenta, però forse anche meglio così, perché ho notato subito, fin da subito, un'anima proprio di Giovanni, che è un'anima popolare, un'anima che canta, infatti ci sono alcune poesie cantabili dentro, quest'anima popolare che canta, meravigliosa, tanto da rubare un titolo a Paolo Conte e svolgendo altra cosa rispetto a Paolo Conte, ma seguendo quell'odore del mocambo, quell'odore che forse si respira anche dentro la ghiacciaia, poi io so. Qualcosa ho capito, buono. Quindi un qualcosa che avvicina alla gente, quindi forse meglio parlare così, poi anche voi se volete dire qualcosa, tranquilli, è una cosa popolare, quindi se volete dire qualcosa noi siamo qua, però mi ha subito intrigata questa cosa, mi ha intrigato perché all'interno di questo volume, questo Saluti Estremi, perché Saluti Estremi? Mo ci arrivo, però magari mi dici che non è vero, perché hai scritto te. Ma te devi dire quel che ti pare, tu, ma sei un signore editore. Allora, vedete questo piccolo libro? Un amico comune, molti anni dopo la pubblicazione di questo libro, questo era del 2004? Prima, 2002. No, 2004, giusto. Quindi sono passati 17 anni. Quindi questo piccolo libro, che sembra fatto oggi, perché i bei libri non invecchiano mai, anche se poi le pagine diventano gialle, ma non invecchiano mai, ecco, questo piccolo libro ci ha fatto conoscere. E dicevo, questo comune amico poeta, era da me una volta, prese in mano questo libro, lo cominciò a sfogliare e serio mi disse: sai che in fondo è sufficiente questo libro soltanto a dare una spiegazione del perché hai fatto una casa editrice. Un libro su centinaia e centinaia di libri che ho fatto. È vero, poi ne ho fatte anche altre importanti, per carità di Dio, non è che mi voglio sminuire, non voglio sminuire il mio lavoro, però all'interno di questo si scorge una vita che pulsa. Eleno era già morto quando abbiamo fatto questo libro, era già passato attraverso un saluto estremo, mocci, arrivo piano piano, era già passato attraverso un saluto estremo, ma questa estremità del saluto è come se non fosse una definitività, ma fosse soltanto l'apertura, ancora, ancora. In quest'altro libro di Giovanni, una delle prime cose che mi è balenata in testa è questo ancora,
questa apertura, è ancora apertura. Mi sono segnato due o tre cosine, dicevo prima a Giovanni, su questi fogliettini volanti, fra la fine del lavoro che stavo facendo e la doccia che dovevo fare per venire qua. C'è qualche goccia di shampoo? Mi sono scritto due o tre cosine, no? Ho scritto gli occhiali, che è meglio, una poesia viva. Cioè, quella di Giovanni è una... Non so se siete lettori di poesia. La poesia è una cosa facile ma complicata. Anzi, è una cosa semplice ma complicata. Ok? Perché semplice? Perché sgorga dalla linfa vitale di ciascuno di noi. La poesia ci permette di far sì che il linguaggio nostro comune, dicevo prima, popolare, possa diventare anima dentro ciascuno di noi. Quindi la prima cosa che ho sentito vibrare in queste pagine è questa vivezza della lingua poetica. La lingua poetica che ci accompagna a preservare la nostra lingua di tutti i giorni, ma anche a portarla avanti, ad aprirla a un mondo nuovo, tenendo presente la grande eredità del nostro passato. Ecco, qui dentro il libro di Giovanni c'è questa vivezza, ma che è vita e anche vivacità. È il non fermarsi attonito a vedere il tempo che passa, perché il tempo passa, e il tempo passa da far paura. Ho 60 anni e penso ancora averne 25 e non riesco, si vede? No, si vede, cioè, insomma, una barba bianca, dovrei farne la barba, ma è d'altronde, mi sta fatica. Quindi il tempo che passa un po' ci lascia così attoniti, ma che succede? Sono già passati 17 anni, che succede? Ma attraverso queste parole, uno, non solo attraverso queste parole, cioè attraverso queste parole ha un'altra prova che il tempo che passa è soltanto apertura. È soltanto apertura verso un oltre, che non si sa che cos'è, ma si sa che c'è. Ad alcuni personaggi di questo libro tu hai messo in bocca delle parole di speranza impressionanti che mi hanno lasciato così. Infatti vorrei leggere qualcosa, ma in più cosa c'è? Saluti estremi. Cosa c'è dentro questo libro? Le persone che hanno costituito la vita di chi ha scritto questo libro. Non soltanto i maestri, non è che soltanto i maestri costituiscono la nostra vita.